Bertolotto, buongiorno mister. Buongiorno. Il messaggero Veneto diceva non si aspettava la chiamata della Serie B, anche se ci sono carriere negli ultimi anni che crescono velocemente. Italiano è stato un esempio che ha fatto una scalata vertiginosa. Cosa l'ha convinta del progetto? Cosa l'ha convinta? Anche, chiaramente la B, se si arriva dalla C, è difficile rifiutarla, ma cosa l'ha convinta nello specifico di questa chiamata del Pordenone? Ma allora, è una chiamata importante per me, non c'è stato niente che non c'è stata, cioè nel senso quando hai una chiamata da una categoria superiore naturalmente hai la massima entusiasmo nell'accettare, però sicuramente quando sono venuto qua ho capito che tipo di società ho alle spalle e che fortuna ho e che opportunità ho di lavorare con gente fortemente motivata a voler fare il massimo possibile e a voler tirare fuori il massimo da ogni componente del gruppo squadra Pordenone. E quindi questo carisma che appena sono arrivato ho incontrato, carisma da parte del presidente e di tutti i componenti che sono qui a Pordenone mi ha colpito e mi hanno colpito sostanzialmente i valori che ci sono qui a Pordenone. E sono felice perché condividiamo gli stessi valori. Sono un allenatore che lavora, cercherò di gestire al meglio i giocatori che avrò a disposizione, lo staff, però sostanzialmente sono un ragazzo che lavora, viene qua al centro la mattina presto e cerca con il lavoro di tirare fuori il meglio dalla squadra e dai giocatori. E quindi condividiamo gli stessi valori. Condivido il valore altissimo di credere nelle persone, di non giudicare, di credere che ogni persona ha del potenziale e sta a noi poi cercare di tirare fuori il massimo. E quindi sono convinto che qui, a livello empatico, a livello di valori, sono a casa mia. Poi per quanto riguarda i risultati, come diceva il Presidente, bisogna farli, bisogna mettersi in campo, lavorare e produrre risultati. Quello è indubbio, quindi non sto qua a promettere niente. Ma sono convinto che c'è l'ambiente giusto per me, per come sono fatto io, per lavorare nella migliore maniera. Credo tantissimo nella squadra invisibile, che non è solo la squadra che vediamo in campo, perché per me il risultato del campo, che non è solo quello numerico, che poi forse è il più importante, però sostanzialmente è quello di cercare di tirare fuori il massimo da tutti, valorizzare ogni componente. Aver quel tipo di successo passa attraverso creare relazioni e creare un lavoro anche con la squadra invisibile che lavora dietro i giocatori. Quindi mi riferisco ai fisioterapisti, ai magazzinieri, ai segretari, il team manager e tutte quelle persone che fanno parte di quella squadra che non si vede, che però per me è talmente importante su cui io e il mio staff cercheremo di lavorare, cercheremo di valorizzare tutti nella migliore maniera possibile, perché creare un noi per noi è la base per creare poi risultati in campo, perché poi i giocatori nelle loro prestazioni riconoscono quando lavorano in una società forte e quindi questa mentalità, lavorare qui per me è un'opportunità enorme che non voglio farmi scappare, ma è anche una fortuna secondo me. Le sue squadre si sono sempre distinte per l'organizzazione difensiva e anche sul primo il primo obiettivo anche da ex difensore, credo, perché comunque questo influisce poi nella carriera dell'allenatore, il ruolo che poi uno ha ricoperto da calciatore, giusto? Certo, anche se poi per me la fase offensiva è una fase importante, dare dei principi di gioco alla squadra, dare un'identità, come diceva il Presidente, secondo me è la forma maggiore di successo che possiamo avere qua, a prescindere dal modulo, a prescindere dalle posizioni in campo. La fase difensiva, secondo me, è più facile organizzarla rispetto alla fase offensiva. La fase offensiva, nella fase di costruzione, si può lavorare, gli sviluppi si possono lavorare, ma secondo me poi gli ultimi 20 metri, quelli fanno parte del potenziale che avremo in attacco, nel senso che il senso del gol dell'attaccante è un qualcosa di estremamente fine, in cui l'allenatore non sempre riesce ad arrivare, secondo me. Per quello la fase difensiva, che è più facile organizzare, si riesce a vedere un po' meglio dall'alto. Quello sì, però cercheremo di lavorare su tutte e due le fasi, ma sostanzialmente a prescindere dai principi, a prescindere dalle fasi di gioco, quello che per me è importante è la mentalità, quello che per me è importante è il carattere che dovrà avere la squadra, perché vincere le partite giocando bene è ok, ma non sempre si può giocare bene e quindi il nostro obiettivo è provare a vincere le partite anche giocando male, e quello fa parte del carattere della squadra.
fa parte della mentalità, che è quella su cui cercheremo di lavorare maggiormente. Sono un allenatore che ama i giocatori che escono dal campo col pantaloncino sporco. Quest'anno finalmente giocheremo in un campo di terra, perché l'anno scorso a Teramo avevamo il sintetico, il pantaloncino non si poteva sporcare. Io non capivo a fine partita chi è che aveva dato veramente, chi è che non ci aveva dato, perché per me il pantaloncino sporco è sinonimo di aver dato tutto quello che si può dare. E quindi, a prescindere dai moduli, è la mentalità, è lo spirito di sacrificio che cercheremo di imprimere a questa squadra. Giocatori che escono dal campo sfiniti. E che hanno la sensazione di non poter correre per una settimana ancora, tanta la stanchezza. Quindi è quella un po' la nostra idea, a prescindere dai principi di gioco su cui lavoreremo. Però è il carattere della squadra su cui sarà fatto il lavoro più importante. Che poi anche la prima cosa che devono guardare anche le squadre che devono salvarsi alla fine di tutto, da questo tipo di mentalità, penso. Secondo me quest'anno ha vinto la Salernitana, è una squadra tosta, il Cittadella è una squadra tosta, non credo che sia sinonimo solo di volersi salvare. Le squadre forti che vincono i campionati sono squadre toste, sono squadre che hanno mentalità, sono squadre che hanno carattere, sono squadre in cui si vede che c'è spirito di squadra, quindi non credo che sia una questione di classifica, ma proprio sia una questione di carattere. È il mio carattere, cercherò di trasmettere quello alla squadra. Mister, come sarà ritrovare anche un compagno di squadra al tempo? Misuraca. Esatto. Ma sarà, allora, sarà bello. Sarà bello, Sai perché sarà conosco. anche uno dei giocatori più importanti della Sì, squadra, quindi. sì, sarà bello, sono contento, è un giocatore importante per noi. Cercherò con lui, come con gli altri giocatori, di lavorare al massimo e di aiutarlo, di aiutare lui e aiutare i ragazzi, perché sostanzialmente il mio lavoro è quello. Aiutare i ragazzi a fare la scelta giusta nel momento giusto e a fare la migliore prestazione possibile, che non è solo questione tattica, ma anche questione mentale. E quindi sono molto voglioso di iniziare a lavorare con Gianvito. Sì, buongiorno, Alessandro, sono Buongiorno. Cinese TV. Ha un modello a cui si ispira, magari insomma, per prendere esempio, no? Un allenatore che l'ha comunque condizionato nel suo percorso o a quale punta, insomma, a un livello a quale punta di arrivare seguendo le orme di qualcuno in particolare? Bene, tutti gli allenatori, Gli no? allenatori importanti ne ho avuti, sì. Ho avuto Zeman, ho avuto Marco Giampaolo, ho avuto Ranieri, Claudio Ranieri, Francesco Guidolin, ho avuto Era quella la Gasperini, Giampiero domanda. Gasperini, insomma, a Dove ha avuto l'esperienza? Genova. Ho fatto un passaggio col Genova in cui sono stato allenato Gasperini. Sostanzialmente studio allenatori. Come idea, a me non piace molto il possesso palla. A me piace il gioco in verticale, piace il gioco intenso, piace il gioco di corsa. E il giro palla fine a se stesso, non sono un amante di quel tipo di calcio. Dipenderà molto dalle caratteristiche dei giocatori, perché adesso è un conto, poi quando vedi veramente le caratteristiche dei giocatori capisci che gioco puoi fare. Si cercherà di fare una squadra aggressiva, perché comunque è l'idea comune, ragazzi, giocatori con gamba, quello sì. Sostanzialmente è questa l'idea. Non c'è un allenatore di riferimento, mi piacciono le squadre di Klopp, mi piacciono quel tipo di squadra, più quelle altre Quindi squadre una che. chiave, un riferimento, Sì, il insomma. riferimento è quello. E so che i numeretti ormai si usano sempre meno, no? Non piacciono neanche agli allenatori dire gioco gol, però proprio parlando di allenatori c'è qualcuno che ha delle cose che proprio non tocca mai. Parlate di Giampaolo, no? Il classico trequartista di Giampaolo. Lei ha Noi abbiamo una cosa che non si tocca mai, mister. Abbiamo tutti dal settore giovanile in su. Volevo fare quella domanda dei quattro dietro, non si Ah, tocca. ok. Si parte dai quattro dietro. Allora, la certezza è i quattro Che dietro. sia chiaro. Questa è l'unica certezza. Poi, se adesso faccio scherzo, abbiamo giocato qualche volta che noi a 5 contro Serro, Domizio, gli ultimi 5 minuti, però l'idea dai primi calci, diciamo, quando si comincia bene a fare squadrette in su, è quella l'idea di propositiva. Dopo si scherza, se poi il mister parla lui, se è 4-3 o 4-2 o 7 o 4-6, non so quello che sarà, mister. E Però. c'ha già delle idee sul 4-6 o 4-3? Ma allora, sicuramente la difesa a 4, perché comunque è un po' di anni che porto avanti quell'idea. Davanti, dalla zona mediana in poi,
a differenza dell'anno scorso, almeno io proverò a giocare con degli esterni che poi non è detto che giocheranno larghi, perché anche per caratteristiche, come l'anno scorso a Teramo, i nostri esterni venivano dentro a fare i trequartisti. Da una zona del campo magari si faceva salire il terzino per caratteristiche, però sostanzialmente giocare con gli esterni a me piace. E sostanzialmente giocare con le due punte, che sia una punta con una seconda punta, ma la seconda punta deve avere caratteristiche che attacca la linea difensiva, cioè aver peso nella fase offensiva, non solo fisico ma anche numerico. A volte una sola punta non basta per fare una buona fase offensiva. Quindi l'idea cardine è la difesa a 4. Poi dipenderà molto dai giocatori che riusciremo a prendere, dipenderà molto dalla squadra che riusciremo a fare. L'idea c'è, però poi in fase di mercato non si sa quello che viene fuori. E quindi io dovrò essere molto bravo a capire i giocatori e a valorizzarli al massimo. Quindi non si fanno preclusioni né di modulo né di posizione in campo. Se viene un giocatore con determinate caratteristiche va valorizzato, a prescindere che può giocare con una posizione più esterna o più interna, sta a me, è lì la mia competizione, di capire, di ascoltare e capire e valorizzare al massimo i giocatori che avrò a disposizione. Faccio una domanda per i colleghi di Teramo, se c'era una possibilità di rinnovare lì, se gliel'avevano prospettata la proprietà e alla fine come si è trovato, al di là del risultato finale, che esperienza è stata. Sì, allora, mi era stato proposto il rinnovo di contratto a gennaio, però poi con il presidente abbiamo parlato e ci eravamo dati appuntamento adesso in questo periodo per capire meglio quello che la società voleva fare, voleva programmare. Col presidente c'è stata sempre grande sintonia, una persona meravigliosa. Se io sono qua oggi è grazie soprattutto ai giocatori dell'anno scorso, è grazie soprattutto a tutte quelle persone che hanno lavorato insieme a noi, quella squadra invisibile di cui parlavo prima, che hanno permesso a me di lavorare nella migliore maniera e quindi li ringrazio tantissimo, li porterò sempre dentro perché comunque per me riuscire a tirare fuori il massimo dalle persone significa creare relazioni e quando crei relazioni perché poi il calcio non è solo schema, non è solo c'è tanta passione dietro al calcio e io credo molto in questa cosa qua e quei legami che ho stretto l'anno scorso con giocatori, con dirigenti, presidente, sono cose forti che non passano, non durano 9 mesi. Mi ritengo fortunato ad aver incontrato certe persone meravigliose e quindi è anche grazie a loro che sto qua io oggi. Sì, io sempre volevo finire di chiedere un'altra cosa, ancora parlando del modulo, giusto per averlo, Certo. il disegno definitivo. Qua difesa 4, esterni 2 punte, mediani a 2. La matematica, se non è un'opinione, Si sì. parte, poi è chiaro che se ne arriva uno che gioca in un determinato modo, pensano che Ma ci si poi, adatta come ha detto lei, però sì, ma quella poi, dovrebbe essere l'idea. allora, la disposizione tattica o il sistema, il modulo, inizia la partita e vedi la squadra messa in una certa posizione, la fase difensiva sì, ma poi difficilmente in campo vedi il 4-4-2, il 4-3 che propone inizialmente, le posizioni cambiano. Parlando ieri con Matteo, parlavo proprio di questo, i giocatori devono essere liberi di giocare. Non, cerco sempre di non dare troppe indicazioni in fase offensiva ai giocatori perché voglio capire, voglio vedere, poi piano piano aggiustare il tiro, fargli capire quello che va, quello che non va, ma sostanzialmente farli giocare perché se togliamo la competizione ai giocatori per me è un dramma. Se un giocatore fa una slegata in avanti, magari sbagliando, ci sta, non è un problema. Il giocatore deve giocare col freno a mano tirato giù. Altrimenti non lo so se riusciamo a vedere il massimo dai giocatori, anche se tatticamente qualcosa si sbaglia. Una domanda che mi incuriosisce sempre, lei vista l'ha giocato in Serie A e poi è ripartito in dilettanti, quindi tutt'altro mondo. Cosa le ha lasciato l'esperienza a Civitanova, a Monte Giorgio? Secondo me possono essere solo formative per reintrodursi nel calcio in un altro ruolo. Cosa le hanno lasciato quegli anni con anche calciatori che magari adesso non so, Monte Giorgio in eccellenza, ma magari non erano calciatori di professione? Allora, ho voluto intraprendere io quel percorso perché credo tanto alla gavetta. Ho sempre l'immagine della montagna da scalare,
E quando arrivi in cima hai bisogno di ossigeno, se non sei pronto devi tornare in basso per prendere le bombole. E quindi sostanzialmente la gavetta ti prepara. Adesso credo che questo per me come carriera è lo step più difficile, perché più sali di livello e più manca l'ossigeno. E quindi io dovrò Abbiamo dimostrare. le bombe qua. Quindi io dovrò dimostrare di essere pronto per questa categoria. Io ce l'ho a bordo campo sempre, tutti gli allenamenti. Il presidente so che ha le bombole pronte, quindi. In Ma le ogni mie, ce le ho evenienza. io qua dietro, sempre. E quindi la gavetta per me è stata estremamente positiva. Ho capito che la parte più importante sono i giocatori, la parte più importante sono gli altri. Non sei più te stesso, ma sei l'allenatore e hai la responsabilità su di tutti, ma soprattutto sul far crescere, sul far migliorare tutti i componenti con cui lavorano con te. Quindi bisogna avere la massima umiltà nell'essere predisposto a donarti, ad ascoltare soprattutto. Che è una parte fondamentale del mio lavoro. Bene. Dario? Non fate complimenti, ha già detto tutto da solo, fantastico. Prova anche. Poi sarà sempre, come dico, Grazie. Sarà il campo che dirà se sono bravo o no, beh, noi assolutamente d'accordo. come staff, per completare, giusto, c'è Il mio, se sì. può ascoltare il mister, Certo. per correttezza che nei confronti di loro, credo che sia. Sì, sono qui a Pordenone con Roberto Guana, il mio vice, che mi ha Un accompagnato. altro che ha un bel curriculum, insomma, Sì, ha giocato con me in Ascoli, sì, beh, insomma, Roberto Guana è stato un grande calciatore, secondo me. è un grande È un grande lavoratore, lavoratore. come giocatore, mi ricordo, no? Una persona estremamente onesta che condivide con noi gli stessi valori. È quella parte un po' più divertente di me, perché io quando lavoro purtroppo non riesco ad essere simpatico, però lui è la parte empatica. E 2 anni che lavoro con lui, insomma, vengo con lui, poi il prof, il presidente già L'ho visto, sì, l'ha inventato Fiorini, Salvo però, Sciuto, sì. perché l'ha tirato fuori, perché Fiorini ha sempre qualche coniglio, ho lavorato con lui tanti anni fa. Sì, c'è il prof Sciuto, Salvo, con cui io non ho mai lavorato, però è una figura Beh, era di Corini altissimo, l'anno scorso, insomma, nel Lecce, è insomma, una figura di non è altissimo che... spessore e di altissima professionalità. L'ho conosciuto 2 giorni fa, è incredibile. Secondo me è stato un acquisto da 90 per il nostro staff e per il gruppo di lavoro. Poi gli altri componenti dello staff li ha accennati prima il presidente. Andrea Toffolo rimarrà e poi c'è l'avvocato dei portieri che adesso stiamo definendo, giusto Matteo? L'ultima battuta, se mi concede, Prego. mister, mi dicono i suoi amici che la partita che lei annullerà in maniera particolare sarà quella con l'Ascoli, perché è un po', come dire, nel calcio, cioè, siete professionisti, però insomma una squadra a cui lei No, è legato. guarda, onestamente no, sono legato all'Ascoli perché ho giocato lì, è una squadra che ho tifato, ma non Sì, ho per quello. particolari. No, per quello. No, ho altri in questo momento, le mie emozioni sono spostate sulla squadra, sul club, su tutte le persone che lavorano qua, che non ho ancora avuto la pazienza di parlare, di incontrare, perché è stato tutto molto veloce. E quindi è lì, non vedo l'ora di iniziare per cercare di costruire qualcosa, di migliorare, come diceva il presidente, perché sostanzialmente io sto qui per migliorare. È un processo anche per me. Se farò degli errori, che farò, spero il meno possibile, li farò con la massima onestà, ma perché anch'io devo migliorare. È indubbio, ma sto qui per dare il massimo e per competere. E per competere, perché so qual è la mia competizione. È quello che diceva il presidente, le parole finiscono oggi, poi ci sono i fatti che fanno la differenza, e quella è la mia competizione. Dare un'identità, vincere le partite, è tutto lì.